Quel momento in cui realizzi che ricarica è composto da due rica. Mamma, come ci si sente ad avere la figlia più brava del mondo? Non lo so, dovresti chiedere a tua nonna. Lo disse Giove, lo confermò Nettuno, ma i cazzi suoi non se li fa nessuno. No, no, non sono stato io, no, no, non sono stato io. Per avere una vita meravigliosa, bisogna mandare a cagare la gente invidiosa. Prima di farti la vacanza, restituisci i soldi a chi l'avanza. Mio nonno diceva, chi ha tanto si lamenta, chi ha poco si accontenta. Se son fiori, fioriranno, se son cachi. Buongiorno, avrei bisogno di un prestito. Che garanzie ci dà? Vi garantisco che mi servono. Il colmo di Halloween? Avere la zucca vuota? No, non fare così. No, non fare così. Poi dopo loro sono i primi a farlo. No, no, non è Halloween, è carnevale. No, no, non è Halloween, è carnevale. Halloween è l'unico giorno dell'anno dove si possono vedere tante zucche vuote nello stesso momento. Quando si chiude la porta e si apre un portone è perché sono uscito da un condominio. Il mio amico è talmente sfigato che quando vede il gatto nero è il gatto nero che si tocca le balle. Se ti prende mentalmente, ti fa sentire bene, bella, serena, più tranquilla, hai preso lo psicofarmaco giusto. Le pecore bianche deridevano la pecora nera perché era diversa. Le pecore nere deridevano le pecore bianche perché erano tutte uguali, ma alla fine si notava di più la pecora nera. Anche voi vi siete già stufati del freddo e volete l'estate? Dall'estate siamo passati all'inverno. Il colmo del grande puffo. Non essere all'altezza della situazione. Sono andato in banca per farmi fare un prestito. Mi hanno chiesto che garanzie gli potevo dare. Gli ho risposto, vi garantisco che mi servono. Sono andato in un negozio dei cinesi a comprare un USB da 8 euro e gli ho chiesto che differenza c'era tra quello di 8 e quello di 5. Mi ha detto, 3 euro. Un giorno un uomo saggio disse a sua moglie, nulla, era un uomo saggio. Una famiglia che riesce a tenersi una macchina per 20 anni deve essere premiata, non penalizzata. Ma come fanno quelli che non lavorano a farsi le vacanze migliori di quelli che si fanno il culo tutto l'anno? Voi lo sapete? Scrivetemelo nei commenti. Ciao. Ma che bel pancione che hai? A che mese sei? Sono al primo mese di ferie al sud. Il colmo di Aladino. Non andare genio a nessuno. Il colmo di uno zombie. Morire dalle risate, fa fa fa. Il colmo del grande fratello? Essere figlio unico. Il colmo di Cristiano Ronaldo? Fare girare le palle a tutti i portieri. Il colmo di Fabrizio Corona? Dormire sopra un letto a castello. Il colmo di Lupin III? Essere derubato. Il colmo di Freddy Krueger? Non dormire per avere paura di sognare. Cercasi gente che non sa fare niente in TV per realizzare una trasmissione per chi non sa fare niente. Il colmo per un medico è essere arrestato per ricettazione. Qual è il colmo per un pesce? Ritrovarsi con l'acqua alla gola. Qual è il colmo per un nano? Essere alticcio. Qual è il colmo per un cuoco? Essersi stufato. Qual è il colmo di un fotografo? Essere un tipo scattante. Qual è il colmo di un pompiere? Avere bruciore allo stomaco. Qual è il colmo di un fabbro? Avere una memoria di ferro. Qual è il colmo di un gessista? Rimanere di stucco. Qual è il colmo di un becchino? Ammazzarsi di lavoro.
Qual è il colmo di un terrorista? Avere un alibi a prova di bomba. Qual è il colmo di un diabetico? Affogare in un fiume d'acqua dolce. Qual è il colmo di una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Qual è il colmo per un sordo? Non sentire ragioni. Qual è il colmo di un bagnino? Insegnare a fare il morto. Qual è il colmo di una persona magra? Avere una doppia vita. Qual è il colmo di un prete? Andare a fare la messa in piega. Qual